stato a farti scattare questa voglia di raccontare l'impegno contro le mafie? Ma io ho sentito una strana urgenza quando mi sono messo a scrivere Fai da Faida. Non so esattamente cosa sia stato a farmelo scattare. La voglia di dire. Forse la voglia di dire la mia, è stato un atto di egoismo in fondo. Anche perché quelli che dicevano, ma dicevano cose vere, cose più grandi delle mie, e venivo fatti stare zitti col piombo, col tritolo. Peraltro, quando io ho scritto Fai da Faida, tanto Falcone quanto Borsellino erano vivi entrambi, erano ancora vivi. Era ancora viva la naturalezza dell'impegno. Prima diventasse una cosa speciale, una cosa che caratterizza pochi. Il desiderio c'era in tanti. E adesso l'impegno esiste ancora. Adesso che abbiamo capito che la mafia, la camorra, queste organizzazioni criminali non guadagnano semplicemente con la vendita di sostanze stupefacenti, eccetera, ma anche con fornitura di prodotti a supermercati, a determinati prodotti in determinate catene di supermercati, eccetera, e si fa molto meglio a boicottare questi prodotti. È più efficace togliere i soldi comprando pasta di una marca diversa. Purtroppo si parla sempre di mafia, e si omette una parola molto semplice, che è il contrario, ovvero l'antimafia. Io penso che molti giovani puntino proprio a capire cosa voglia dire questo termine, e penso che man mano, penso, poi lo vedo anche dai numeri, diciamo, le menti consapevoli stanno crescendo sempre di più, e questa è una cosa che fa molto piacere. Abbiamo chiamato le associazioni giovanili di Formigine, l'Appunto, Formizzine, La Miccia soprattutto, e gli abbiamo detto: ok, organizzate la serata che volete. E questa è stata una sorpresa, perché anziché una serata di puro divertimento, hanno deciso di fare una serata impegnata. Ti racconterà di una nuvolata. Dobbiamo compiere qua, perché comunque la criminalità organizzata c'è, è inutile continuare a nasconderlo, e quindi noi dobbiamo lavorare qua. Se oggi possiamo dire, parlare di mafia e grazie a gente che oggi non c'è più. Di pietre smussate da un'acqua che ormai non c'è più, di uomini sparsi su verdi campagne argentate da piogge cadute, mi può raccontare di lotte continue per vivere ed essere uomo, di quel partigiano che tu non Buonasera Formigine! Buonasera al suo castello. Formigine, hai voglia di dire ho! A dire ho! A gridare! Si parlava di far sentire la propria voce. Io dal palco e dal canto mio
canto da un palco e c'ho un microfono in mano, ma voglio sentire la vostra di voce, la vostra voce, vedere le vostre facce, avere persone che si avvicinano a questo rischi, palco. Fai pesce sul fondo del barile che raschi, ma prenditi fischi per tutti i tuoi fiaschi, chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, rimandi a domani dividendi miei e rimando, ti mando dove rimarrai, tu chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, rimandi a domani dividendi miei e rimando, ti mando dove rimarrai, chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, rimandi a domani dividendi miei e rimando, ti mando dove rimarrai, tu chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, rimandi a domani dividendi miei.